che dobbiamo imparare ad utilizzare. Salutiamo anche Pippoli. Allora, una credenza, un'altra presupposizione, così, quindi ne abbiamo viste diverse, un'altra presupposizione è che noi facciamo il meglio a partire dalle risorse che abbiamo a disposizione. Cosa vuol dire questo? Questa è un'altra credenza molto utile, un'altra presupposizione molto utile, perché vuol dire che se riusciamo a migliorare la nostra mappa del mondo, miglioreremo anche i risultati ottenuti. Migliorando la mappa del mondo, miglioreremo la possibilità di raggiungere dei risultati. Secondo questa presupposizione, diciamo, qualsiasi comportamento, indipendentemente da quanto possa apparire strano, è la scelta migliore a disposizione della persona in quel contesto, in quel determinato momento, data la sua mappa del mondo. La mappa del mondo comprende il suo passato. Salutiamo anche Manuela. La mappa del mondo comprende il suo passato, comprende le sue conoscenze, le sue convinzioni, le sue risorse. Quindi, ovviamente, visto dall'esterno, può anche apparire una scelta sbagliata, ma di fatto è la cosa che fa meglio con le risorse che ha a disposizione. Questo vale anche per gli animali, no? Vi è mai capitato di avere una mosca in casa che gira, gira e sbatte contro il vetro e non riesce a uscire, non riesce a trovare la cosa, cioè, con la mosca, con quello che lei ha a disposizione, sta facendo le cose migliori che possa fare. A noi sembra scema perché gira come una citrulla, però in realtà, sta facendo quello che ha a disposizione secondo le sue possibilità. Quindi le variabili sono due: le opzioni a disposizione e le risorse. A volte noi siamo come quella mosca, certo, a volte noi siamo come quella mosca, giriamo a zonzo, sbattiamo contro un muro, ma perché abbiamo una mappa del mondo limitata. Qui non siamo noi sbagliati, dobbiamo migliorare la mappa del mondo fondamentalmente. Quindi le variabili sulle quali possiamo agire sono due, fondamentalmente sono le opzioni che abbiamo a disposizione, cioè quindi la mappa fondamentalmente, perché ci dà la via, ci dà la strada, e poi l'altra opzione sono le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi noi facciamo sempre il lavoro al meglio delle nostre possibilità. Quindi è molto importante, quindi che cosa fare? Beh, se le cose non funzionano, non ci danno dei risultati, dobbiamo agire sulle variabili. Possiamo creare delle nuove opzioni o possibilità che non sono comprese nella nostra mappa, quindi possiamo cercare di amplificare la mappa, di migliorare la nostra mappa del mondo. Altre volte, occorre partire dalle energie che abbiamo a disposizione, invece, quindi dalle risorse che abbiamo a disposizione. Quindi, il lato potenziante è che, di questa presupposizione è che le persone, se hanno le più opzioni disponibili e le risorse per accedervi, prendono la decisione migliore. Quindi in questa presupposizione c'è comunque un approccio positivo, e quindi nel percorso di crescita, nel percorso di evoluzione, le persone possono superare, i problemi. Quindi se le persone hanno una rappresentazione interna, e le loro scelte dipendono, no, da questa rappresentazione interna, dipendono dalla mappa del mondo, non dipendono dalla realtà. Quindi noi dobbiamo migliorare, come dicevo prima, la nostra mappa, perché migliorare la mappa ci dà delle opzioni diverse, ci dà delle risorse diverse. Quindi, questo cosa significa? Significa che i nostri errori non rappresentano qualcosa di negativo fondamentalmente, dobbiamo imparare dai nostri errori. I nostri errori rappresentano un insegnamento. Se c'è qualcosa, salutiamo anche Christian, se c'è qualcosa del tuo passato che tu lo consideri un errore,
perché magari è un rimorso di aver fatto qualcosa che non avresti dovuto fare, oppure è un rimpianto per non aver fatto qualcosa che invece avresti dovuto fare, allora questo errore, tra virgolette, del passato deve darti un insegnamento, deve insegnarti qualcosa, perché nel passato hai fatto quello che di meglio aveva a tua disposizione. Poi vedremo delle tecniche, ad esempio da bambini noi abbiamo una mappa del mondo più limitata. Provate a pensare oggi, con le risorse, con la mappa del mondo che avete oggi, se poteste tornare a quando avevate 15 anni. Probabilmente tante cazzate che avete fatto non le fareste, ma anche tornando soltanto a 10 anni indietro avreste una visione diversa. E quindi vuol dire che non è che quando avevate 15 anni e facevate cazzate eravate stupidi, è che avevate una predisposizione, avevate una mappa del mondo diversa, certe cose non le avevate comprese, altre cose non le avevate capite. E quindi noi però adesso, con una mappa più ricca, con una mappa più, diciamo, precisa, possiamo agire meglio. Ma la mappa, qual è la cosa fondamentale della mappa? La mappa possiamo sempre perfezionarla, non dobbiamo mai cadere nell'illusione che la nostra mappa sia perfetta, perché la perfezione ci rende statici. Ma siccome la realtà è un qualcosa di indefinibile, no? Possiamo affinare la nostra mappa. Quindi non dobbiamo rammaricarci delle cose che abbiamo fatto, delle decisioni che abbiamo preso in passato. Erano le scelte migliori che potevamo fare a quell'epoca, con quelle risorse, con quella mappa del mondo. Quindi noi siamo sempre responsabili delle nostre azioni, ma siamo anche responsabili di arricchire la mappa. Se la nostra mappa resta povera, è perché non la arricchiamo noi, non ci mettiamo energie. Questo è un altro punto da tenere in considerazione, no? Quando miglioriamo la mappa, ci liberiamo d'amblè, di colpo, degli errori fatti nel passato, perché non sarà più possibile farli, perché cambiando la mappa cambia completamente il processo decisionale. Potremmo fare altri errori, ma non più quelli. Invece spesso le persone non mettono energia nel migliorare la mappa, restano sempre, diciamo, con una mappa povera. Salutiamo anche Sissi. Quindi, rimanendo con una mappa povera, tendono a fare sempre gli stessi errori, tendono a fare sempre le stesse cazzate. Come si arricchisce la mappa lo vedremo. Pippoli ha, come si dice, la eiaculazione precoce, vuole sapere tutto. Pippoli, con la tua eiaculazione precoce non si ottengono risultati. Assimiliamo, lo vedremo. Quindi questo è un altro presupposto da prendere in considerazione, è un'altra credenza da prendere in considerazione. Abbinata a questo c'è qualcosa sul funzionamento. Cioè noi siamo perfetti così come siamo. Un'altra cosa che dico sempre, ma che lo dice anche la PNL, non dobbiamo pensare di essere usciti difettosi dalla fabbrica. Noi siamo perfetti. Quello che dobbiamo fare è, diciamo, è dovere e migliorare quelle che sono, come dicevo prima, il contesto, la cornice. Dobbiamo imparare a focalizzarci sulle situazioni giuste. Noi funzioniamo perfettamente, ma dobbiamo perfezionare eventualmente i nostri comportamenti. Quindi, come dicevo prima, siccome i comportamenti partono dalla mappa del mondo, dobbiamo vedere come arricchirla, dobbiamo vedere come migliorarla. L'approccio della PNL è rivolto alla conoscenza di modelli che funzionano bene. Quindi quello che dovremmo imparare a fare è imparare dei modelli vincenti, dei modelli che danno in quel contesto, in quella situazione, dei risultati. I modelli funzionanti, diciamo, modelli da prendere come riferimento.
usando proprio la convinzione che dal momento in cui avremo a disposizione nuovi modelli, adotteremo nuovi comportamenti che possono essere più funzionali se i modelli che abbiamo a disposizione sono migliori. Quindi dobbiamo focalizzarci, diciamo, sul programma. Focalizzarsi sul programma, sul processo, ha anche una valenza importante, anche una valenza fondamentale, che ci aiuta a sviluppare quello che è un parametro molto importante di cui ho parlato sempre, che è proprio il distacco dal risultato. Perché se io metto in atto nuovi modelli e mi concentro sul processo e non sul risultato, inesorabilmente avrò sviluppato il distacco del risultato. Queste cose che sto dicendo, diciamo, vi risuonano? Le sentite? Scrivete magari qualche commento se è tutto ok. C'è un'altra presupposizione da prendere in considerazione, che dice che le persone hanno tutte le risorse di cui hanno bisogno per raggiungere i risultati. Quindi noi abbiamo le risorse, cioè abbiamo detto che raggiungere i risultati dipende da risorse e dipende da... ho trovato uno grosso per strada russo e quasi mi tracciava la strada che guardavo testa. Ah, ok. Quindi dicevamo che noi abbiamo risorse per raggiungere i risultati, abbiamo bisogno di risorse e opzioni. Un'altra credenza è che le risorse ce le abbiamo a disposizione. Cioè, è un'altra convinzione molto importante questa, che genera un atteggiamento potenziante. Che cosa dice? Dice che noi abbiamo dentro di noi l'energia, abbiamo dentro di noi tutte le risorse, dobbiamo soltanto trovare la motivazione giusta, perché all'opposto, l'opposto sarebbe pensare che noi siamo deficitari, che non abbiamo energia. Detto in altri termini, cosa sono le risorse? Beh, è il carburante. Perché è ovvio che se io voglio andare da, che ne so, da Torino a Milano, per fare un esempio, devo avere la mappa, perché se non ho la mappa o se non conosco la strada, andando a caso è difficile che da Torino arrivi a Milano. Quindi devo conoscere la strada, quindi devo avere una mappa che da Torino mi porta a Milano, questo è un punto fondamentale. E poi devo avere la benzina nel serbatoio, perché anche qua, se ho la mappa ma non ho la benzina nel serbatoio, cioè imbocco la strada ma poi resto a piedi, perché a piedi è impossibile. No, non è impossibile, ci vuole molto più tempo, uno teoricamente potrebbe anche arrivare a piedi da Torino a Milano. Basta darsi da Torino a Milano, non so, saranno 200-300 chilometri, 200 mettiamo. Beh, ovviamente facendo 20 km al giorno, che è una cosa fattibile, in 10 giorni ci arrivi, non è che sia... Però, diciamo, oppure puoi andarci con la bici, certo, puoi andare con la bici. Puoi avere più mappe, esatto, beh, almeno devi averne una, diciamo. Poi è ovvio che se hai più mappe, hai più possibilità di scelta, sceglierai quella migliore. Basta averle, no? Una mappa ti dice questa è la strada più breve, più veloce e con meno traffico. Poi c'è quell'altra che invece è più lunga, più lenta e con più traffico, per dire, no? Meglio che niente, basta averne una. È ovvio che se ne hai più, quindi avere più mappe significa anche avere più opzioni di scelta. Poi, allora, questa presupposizione è una presupposizione molto utile, è una presupposizione molto utile che ci dice che cosa? Che ci dice un altro fattore importante, no? Ci dice che noi abbiamo comunque sia abbiamo le risorse. Le risorse cosa vuol dire? Che sappiamo
che abbiamo la benzina nel serbatoio, abbiamo le energie necessarie per raggiungere quel risultato, abbiamo le energie necessarie per poter ottenere quel risultato che ci interessa. E quindi questa è un'altra, diciamo, è un'altra cosa, un altro parametro molto interessante, è un'altra credenza molto utile. Si tratta di una convinzione molto importante che genera un atteggiamento positivo e anche potenziante, no? Perché ovviamente ci permette di avere fiducia nel poter raggiungere il risultato. Se si è convinti che noi possiamo, abbiamo l'energia per fare le cose e sappiamo cosa fare, le faremo. Diciamo, è anche un qualcosa che sgombra, che ci dà responsabilità, perché a quel punto lì io sono responsabile, diciamo, di quello che faccio. La responsabilità è soltanto la mia. Dobbiamo acquisire questa credenza, dobbiamo credere in questa cosa. Quindi, quello su cui dobbiamo concentrarci fondamentalmente è la strada, perché nel momento in cui io ho la strada, trovo anche la motivazione. Quindi dobbiamo fare in modo, diciamo, che noi, però, come dobbiamo fare? E come dobbiamo fare, però? Perché spesso la motivazione c'è, ma noi non riusciamo ad accedere, quindi un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare, e poi vedremo come fare, è accedere allo stato mentale giusto per darci la motivazione, cioè dobbiamo motivarci. Perché le risorse ci sono. Non è che una persona demotivata abbia meno risorse di una persona motivata, ma è il fatto che la persona motivata ha accesso a quelle energie. È come dire. Se io ho la pompa di benzina, ma non riempio il serbatoio di carburante, sì, c'ho la benzina, ma devo avere il bocchettone che mi permette di infilare la benzina nel serbatoio. Altrimenti posso anche avere una pompa di benzina, ma se non ho il bocchettone, diciamo, il meccanismo che mi fa entrare la benzina nel serbatoio, ho la benzina, ma non so cosa fare, no? Quindi la motivazione è quel meccanismo, diciamo, che connette il distributore di benzina, la pompa, diciamo, di benzina al serbatoio, il meccanismo che mi fa entrare la pompa, la benzina nel serbatoio. E quindi faccio il pieno di carburante, dopodiché sulla strada, dopodiché posso andare. Quindi, quali sono queste cose che dobbiamo sviluppare per tirare fuori le risorse? Beh, sono la motivazione, la perseveranza e, come diceva Michele Pippoli, la volontà. Perché la volontà ci dà disciplina, ci dà metodica e ci dà anche creatività. Perché, come dire, se io continuo a perseverare, poi prima o poi troverò qualcosa di creativo. Quindi le risorse sono, cioè le risorse ci sono, noi abbiamo le energie. Per accedere ci servono degli stati emotivi, che sono stati emotivi di motivazione, che poi può sviluppare la perseveranza, mai mollare, la disciplina, perché devo essere disciplinato. Se voglio, che ne so, migliorarmi per andare in palestra, devo essere disciplinato, devo alzarmi, che ne so, al mattino, voglio allenarmi al mattino, a una certa ora, e allenarmi tutte le mattine, perché poi verranno fuori. Provate a fare questo, voi vi date l'obiettivo, mi voglio allenare tutte le mattine, io lo faccio, ad esempio, mi alleno, vado in palestra, ho deciso di andare al mattino presto perché preferisco per diversi motivi. Però è ovvio che quando magari al mattino mi sveglio per andare in palestra, è ovvio che vengono dei pensieri: ma che cazzo te lo fa fare? Ma mettiti a dormire, ma no, ma lascia perdere, ci sono i pensieri contrastanti. Bisogna essere disciplinati, cioè essere più forti dei nostri pensieri, dei pensieri opposti, diciamo, no?
perché i pensieri ti vengono inesorabilmente, non possiamo fare a meno che i pensieri, uno dice ma chi cazzo te lo fa fare? Esatto, ma quella è la disciplina, quella è la disciplina. Che cosa diceva il nostro Mike Tyson? Che cosa ti diceva il nostro Mike Tyson? Il nostro Mike Tyson che si allenava alle 4 del mattino, gli hanno chiesto ma perché ti alleni alle 4 del mattino e non ti alleni, che ne so, più tardi, che quando ti viene più comodo? E lui ha detto perché a me piace dormire al mattino e siccome mi piace dormire mi sveglio presto perché devo dominare i miei istinti, non dobbiamo lasciarci dominare dei nostri istinti. Ovvio che se uno si lascia impigrire non faremo più un cazzo, se non c'è motivazione e ti lasci impigrire è ovvio che puoi dormire fino alle 11 del mattino, non fare un cazzo tutto il giorno, no? Però vai alla deriva, non hai disciplina. La disciplina è un qualcosa di importante. Poi ovviamente quando ti alleni stai bene tutta la giornata, no? Perché parti in quarta, no? Parti allenato, parti con energie, quindi... Se uno, che ne so, vuole imparare qualunque cosa, che ne so, qualunque cosa vuoi fare, serve per tutto motivazione, perseveranza, disciplina, metodica e creatività. Queste cose qua sono fondamentali. Motivazione, perseveranza, disciplina, metodicità, essere metodico. Cioè, metodico vuol dire che, come dire, allora, devo essere motivato a migliorarmi fisicamente. Facciamo l'esempio della palestra. Devo perseverare, cioè non è che ci devo andare una volta ogni morte di papa, se no serve un cazzo. Devo avere quindi disciplina, no? La disciplina che, come dire, devo essere disciplinato, seguire delle regole. E ovviamente anche la metodicità, l'allenamento deve essere metodico, non è che posso andare lì e dire vabbè, dai, oggi che faccio? Boh, non so, faccio questo, faccio quello. Devo essere metodico, seguire, e poi magari devo essere creativo per... fare qualcosa, no? Tutto questo ci permette di accedere alle nostre risorse che noi possediamo, Dobbiamo però sviluppare queste cose qua, la motivazione, la perseveranza, la disciplina, la metodica e la creatività. E quindi tutto questo viene principalmente governato dalla volontà. La volontà è che devi fare delle cose anche se non ti va di farle, perché è giusto farle. Cioè, se è giusto farle, se tu hai deciso che è giusto farle, anche se non c'hai voglia, le fai lo stesso. Non importa che non c'hai voglia. Devi fare la dieta, anche se c'hai voglia di mangiare, non mangi. Devi smettere di fumare, anche se ti viene voglia di fumare, non fumi. Cioè, non dobbiamo soddisfare le nostre voglie. Poi ci daremo altri premi, ci daremo altre emozioni. Ma quello è l'unico modo. Cioè, se uno decide di smettere di fumare, gli verrà sì che la voglia di fumare, ma non deve fumare. Se tu decidi di mettere a dieta, ti verrà sì la voglia di mangiare, ma non devi mangiare. Se decidi di andare in palestra, ti verrà la voglia di dormire al mattino, di stare lì pigro, ma devi farlo. Quindi tutto questo presuppone la volontà e quindi dobbiamo farlo, insomma. Dobbiamo farlo indipendentemente che vogliamo o che non vogliamo. Perché sennò le scuse possono essere infinite. Noi siamo abilissimi nel trovare delle scuse. Le persone trovano sempre delle scuse. Devo fare un video. No, ma oggi piove. No, ma oggi non c'ho tempo. No, ma oggi per dire, no. No, ma oggi c'è questo, ma no, ma oggi c'è quello, ma no, ma adesso è il compleanno, ma no, domani è l'onomastico, ma dopodomani è, che ne so, che cazzo, cazzi e mazzi. Noi dobbiamo, cioè, le scuse, ce ne sono infinite. Se tu vuoi trovare delle scuse per non fare delle cose, le scuse ne vengono fuori qualunque cosa. Quindi una delle cose fondamentali è che anche se tu non hai voglia di fare una cosa, se reputi che quella cosa è giusta, la fai, punto, la fai. Beh, è ovvio che se ti viene un fulmine che ti incenerisce, non la puoi più fare.
Ma a meno di fulmini che ti inceneriscono, devi farla. O non farla, perché potrebbe essere anche non mangio, oppure non fumo, cioè al positivo o al negativo, insomma. Quindi avere questo ci permette di accedere alle risorse, ampliare la mappa del mondo ci permette di ottenere dei risultati. Bene, adesso spero che sia chiaro quello che ho detto, è chiaro per tutti. Ci fermiamo e poi andiamo avanti la prossima volta con altre cose.